Allora, questo weekend diciamo che siamo contenti per come sono andate, diciamo, i confronti nel giovanile, non altrettanto per quanto riguarda la Serie C che continuiamo a far fatica, vuoi perché abbiamo un po' di ragazze fuori, vuoi perché per problemi fisici o per altri problemi, motivi. E il problema è proprio qua, nel senso che ci si costruisce un alibi dietro alle assenze e sembra quasi che sia scontato che perderemo. La partita di ieri a Crema, diciamo che abbiamo tenuto bene all'inizio del primo set, eravamo sul 14 pari, poi non riusciamo a innescare i centrali, per cui sul giro a 2 avevamo soltanto l'attacco in prima linea. Ho fatto un doppio cambio e praticamente abbiamo subito 4 punti senza fare una posizione. Ho dovuto rimettere dentro il palleggiatore, lo posso titolare, andando poi a perdere il set. Questa è la dimostrazione che chi è fuori alla fine no, non è capace di essere pronto e dare il proprio contributo. Il secondo set purtroppo poi è andato via sulla scia di del primo. E poi alla fine del terzo set invece l'abbiamo combattuto bene, siamo stati in vantaggio, ci siamo portati 24-20 per noi. Miljković va in battuta e lì inizia poi la difficoltà. Miljković va in battuta, sbaglia la battuta, vanno 21, non riusciamo a mettere giù due palle, arriviamo a 23 e poi chiudiamo il set, ma perché sbaglio loro la battuta? Il quarto set diciamo che loro hanno rimesso dentro il loro S1 titolare e ci hanno tranquillamente battuto. Ora il cammino alla C continua ad essere difficoltoso, è la mia speranza e noi stiamo lavorando in funzione di questo, è quello di farci il nostro campionato e ottenere qualche risultato. Anche perché se iniziamo a competere in quella categoria possiamo dire la nostra poi anche nel campionato giovanile, soprattutto quando si arriverà alle fasi regionali, che poi è il nostro vero obiettivo.